Oggi siamo ospiti del Can Grande, la scuola per geometri CAT di Verona, perché presenta proprio in queste sale un progetto, anzi sono tre progetti di riqualificazione di un'area importante del comune di Verona per eliminare completamente le barriere architettoniche. Tra i protagonisti anche il Collegio dei Geometri, abbiamo ascoltato proprio dalla voce del presidente Fiorenzo Furlani il perché e l'importanza di questo progetto in collaborazione con gli studenti del Can Grande. Giovani che hanno provato l'esperienza sul campo di realizzare un progetto vero. Il collegio che ruolo ha in tutto questo? Perché è un collegio che, come si dice, pensa, crea e agisce. Certamente è il ruolo degli studenti dell'Istituto Tecnico Can Grande della Scala di Verona. Ci è venuto in mente subito per realizzare questo progetto, che ha un aspetto, una funzione, un obiettivo sociale tutto sommato per la comunità, e abbiamo coinvolto chi? I futuri geometri professionisti, anche per dare loro, mandare a loro già un aspetto culturale, sociale del mondo dell'abbattimento delle barriere architettoniche. È nato tutto da un'idea di riqualificare un bel scorcio dell'ambito di Verona, oggi non perfettamente e comodamente fruibile anche per le persone in qualsiasi stato di salute, e abbiamo pensato di mandare un progetto all'amministrazione comunale, che ha ben sposato questa iniziativa, coinvolgendo i ragazzi dell'Istituto Can Grande. Aldo Romanelli, oggi il momento importante perché si restituisce alla città un progetto che dura già da un anno. Dura da un anno perché il lavoro con i tempi della scuola è stato lungo e importante, tanto che ha costretto i ragazzi a lavorare in tempo extra scuola. Siamo partiti con il rilievo topografico complesso, fatto in collaborazione del Collegio dei Geometri, e su questo rilievo, restituito in buona parte anche dai ragazzi, abbiamo hanno pensato gli studenti con il nostro aiuto tre progetti di percorsi per disabili che vadano dall'ascensore di Piazza Isolo fino alla fine dei giardini della Giarina, cercando di dare una sistemazione anche funzionale al parcheggio di Piazza Fra Giocondo. Un progetto che oggi viene restituito alla città e che ha fondamenta solide, una scuola che da anni collabora con il collegio e crea progetti fattivi. Qual è la reazione dei ragazzi? Soprattutto qual è il risultato poi di questo tipo di progetti? Allora, dal punto di vista scolastico i risultati sono eccezionali, intanto perché i ragazzi amano molto lavorare in questo modo, perché possono sperimentare sul campo, quindi sono assolutamente protagonisti, escono dalle mura scolastiche, che per loro è sempre un plusvalore assolutamente aggiunto. In realtà quello che per loro vuol dire fare lezione in maniera più leggera, più piacevole, perché all'aperto, noi sappiamo bene che ha dei risvolti eccezionali, perché imparano molto di più. Questa attivazione loro, renderli protagonisti e farli imparare sul campo, permette di raggiungere risultati che sui banchi di scuola, solo sui libri, non sono altrettanto potenti. Lavorare sul campo da quasi professionista, che esperienza è stata? È stata un'esperienza sicuramente importante, formativa, perché ci ha fatto soprattutto apprezzare delle discipline o delle materie che sui libri possono risultare noiose, e le ha rese molto più interessanti e divertenti anche a livello lavorativo. E è stata sicuramente un'esperienza formativa che rifarei, e spero che continueranno a riproporla per gli studenti che verranno, gli studenti futuri, e perché è una parte perfettamente integrativa dell'appunto percorso scolastico normale, e ci rende anche consapevoli di quello che ci aspetterà magari in un futuro, o che comunque, se continueremo con il nostro percorso, sicuramente ci aspetterà. Master in Project Management, oggi parliamo con i protagonisti di questo importante percorso formativo e anticipiamo subito perché può essere un percorso utile per la professione, insieme al presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Andrea Falsirollo, che ho ascoltato per voi.
In questo momento a livello lavorativo valgono molto le specializzazioni, però diciamo la figura che viene più ricercata dalle aziende è il project manager, perché all'azienda solitamente serve un ruolo di coordinamento che sappia andare oltre la tecnica e che sappia gestire sia la qualità che la parte economica di tutto il processo. Quindi il project manager diventa una figura importante. Questo è il motivo per cui noi come Ordine Ingegneri cerchiamo di, siamo partner del Master in Project Management dell'Università di Verona e cerchiamo di declinarlo soprattutto ai neolaureati e ai neoiscritti che si iscrivono all'Ordine Ingegneri di Verona. Proprio perché per noi è fondamentale approfondire queste tematiche, soprattutto con quelli che sono i giovani iscritti, le nuove generazioni, perché proprio le aziende vengono a richiedercele e quindi dobbiamo cercare di aumentare la professionalità anche su questo lato. Quindi non solo tecnico ma anche di coordinamento. Ospiti sempre alla sede dell'Ordine degli Ingegneri per la loro assemblea annuale, abbiamo anche voluto ascoltare dalla voce di Alberto Roveda che cosa significa il percorso formativo del Master MPM. Il percorso professionale del Master in MPM prepara project manager, ovvero prepara persone che sono in grado di gestire sia dal tipo, dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista gestionale, progetti. Progetti che possono essere di vario tipo, sia progetti di tipo edile, ma progetti anche eventi o progetti con industrie, aziende e in sinergia con le nuove metodologie tipo Industria 4.0 o cose di questo genere. La figura professionale è appunto un gestore di processi e quindi è in grado di utilizzare tutte le tecniche che vengono insegnate al master per poter gestire un progetto, un processo dall'inizio, cioè dall'idea fino alla consegna del prodotto finito. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con il lavoro a 360 gradi. Osservare un dispositivo digitale è diverso rispetto a un libro o a un giornale, come erano abituate le precedenti generazioni. L'utilizzo dei dispositivi costringe a una distanza di visione mediamente più bassa, tra i 20 e i 40 centimetri, e a dover leggere testi piccoli o scorrere continuamente tra le immagini e il testo con una continua richiesta di messa a fuoco. Questo sforzo può generare dei disturbi anche nei più giovani, come mal di testa, dolori posturali e affaticamento visivo. Questi sintomi si manifestano perché la domanda visiva supera l'abilità visiva e un problema visivo non corretto può enfatizzare i sintomi. La nostra soluzione per il benessere visivo dei più giovani è la lente monofocale voluta Stink di Oya, che riduce e previene l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. È il momento di ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo Master, Master in Project Management dell'Università di Verona, che abbiamo raccolto proprio durante l'assemblea dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. Allora, io sono architetto, ho lavorato per un'azienda come collaboratrice con la libera professione e ho scelto di iscrivermi al master perché quello che facevo in azienda lo facevo senza un metodo e quindi il master mi è servito per darmi delle basi e quindi sviluppare meglio questo incarico, diciamo, professionale e eventuali incarichi futuri. Diciamo che il master mi ha dato delle basi che non avevo, basi per il controllo e per la gestione delle commesse. È stato un percorso graduale che è iniziato da piccoli mattoncini e per arrivare a costruire un muro che sarà la base per il nostro edificio. E cosa mi sta dando adesso? Diciamo che grazie al master inizio a capire il linguaggio che si utilizza nella mia azienda per il controllo e per la gestione della commessa. Quindi mi ha permesso di mettermi a livello dei miei colleghi che fanno questo lavoro da anni e per me era un nuovo mondo perché venendo dalla progettazione diciamo che non mi occupavo di gestione e di controllo della commessa.
Voltiamo decisamente pagina e visto che ci stiamo avvicinando alle festività, volevo regalare qualche suggerimento interessante sia agli uomini che alle donne per vivere anche le festività in maniera più fashion. In che senso? Abbiamo voluto incontrare per voi un hairstylist di Verona, si chiama Dennis Zorzi, che ci ha dato qualche suggerimento appunto per goderci al meglio con dei bei capelli il nostro Natale, le nostre feste insieme alla famiglia. Come anticipato, siamo vicinissimi alle festività. Cosa possiamo fare, visto che abbiamo più tempo, per curare i nostri capelli anche a casa? Allora, dobbiamo anzitutto partire dal concetto che la donna deve avere un po' di pazienza, perché i risultati arrivano, ma arrivano con la costanza. Più che pazienza serve costanza. Le nostre consumatrici spesso ci dicono che vorrebbero un risultato immediato. Il risultato immediato vuol dire un prodotto che all'interno ha siliconi, e noi abbiamo bandito i siliconi da tempo, proprio perché cerchiamo di lavorare con prodotti che all'interno abbiano principi attivi derivati dalla natura. Qualche consiglio importante, grazie a Dennis Zorzi, hairstylist, per la cura e il benessere dei nostri capelli, però parliamo anche un po' di moda. Dai Dennis, allora, siamo a fine anno, come ci possiamo pettinare per queste feste? Raccolti, sciolti, cosa va di moda ora? Allora, stiamo lavorando con onde molto più morbide per dare naturalezza, diciamo, stiamo un po' abbandonando quell'effetto onda stretta che per ormai qualche anno ci ha affiancato. Naturalizza, perché è proprio il bello della morbidezza del capello naturale, questo effetto morbido che accompagna la donna. Si può azzardare con qualche semi raccolto per appunto la veglia dell'ultimo dell'anno, perché comunque c'è un ritorno del capello raccolto. E una cosa importante, torniamo al discorso del trattamento capelli, fatevi regalare dai vostri mariti comunque una vera ricostruzione, un vero trattamento che trovate dal vostro stylist di fiducia. Per cui regali utili per un proseguimento e un inizio di anno nuovo col capello sano e curato. Abbiamo bisogno, grazie alla tua professionalità, perché insomma tanti anni di esperienza, tanta scuola che tra l'altro fai tutte le settimane anche ai tuoi collaboratori, abbiamo bisogno di due consigli. Allora, siamo a casa, abbiamo più tempo, quali sono i must have che dobbiamo assolutamente avere per curare i capelli, sia a casa ma anche per le fortunate e i fortunati che magari possono andare anche al mare in questo periodo? La prevenzione sicuramente, come d'estate, va fatta anche se è d'inverno, e si va a proteggere il capello con dei prodotti che vanno a rispettare il pH e la cura del capello. Cosa fare a casa? Usare il phon in maniera accurata, usare il meno possibile piastre ferricianti e dare priorità a quello che è un'asciugatura fatta con le mani prima di passare all'utilizzo di un prodotto caldo come una piastra o un ferricciante. Per cui non devo lavorare con prodotti troppo caldi su un capello che apparentemente sembra asciutto ma che in fondo ha ancora umidità all'interno. Allora, per chi ha la fortuna di passare l'inverno in vacanza, consigliamo sempre una buona shampoo, una buona detersione, un buon impacco, per cui andiamo a idratare quello che è lo stile del capello, e una protezione, un filtro solare che comunque va bene tutto l'anno anche per chi va in piscina, per appunto creare questa barriera sul capello che ci protegge dai raggi UV, per cui preserva il colore nel tempo, preserva il disseccamento e soprattutto rende il capello sempre più bello, più luminoso quando torna dal parrucchiere, per evitare poi di dover rigenerare completamente il capello da zero e avere un capello naturalissimo. Hairstylist, abbiamo parlato della cute del capello femminile, in realtà ci sono delle novità già da tempo, ma novità dedicate anche all'uomo. In che senso e che cosa significa avere i capelli curati per un uomo? Perché anche l'uomo ci tiene. Finalmente avremo anche questa cosa, non possiamo al momento esprimere il nome del partner che ci vedrà protagonisti a breve, ma ci sarà anche una linea dedicata all'uomo con prodotti comunque organici derivati dalla natura. Per cui lavoreremo sempre con i nostri oli essenziali, lavoreremo con prodotti veramente strepitosi, e a breve anche su quello ci saranno delle anticipazioni che ne vedremo delle belle, sia per quanto riguarda la cura del capello, ma anche per quanto riguarda la cura della pelle dell'uomo. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi, l'ultima per questo 2019. Io vi auguro buone feste insieme a tutta la redazione e vi aspetto naturalmente con il 2020 dal 10 di gennaio, sempre su questa emittente, sempre con Elisa Tagliani. Buon proseguimento.